E questa è la strada del Chiatto che va da San Francesco, comune Vito d'Asio, fino a Tramonti di Mezzo. Sono 16 chilometri. Dalla strada dove sono partito e sono salito da San Francesco fino a qui, quasi 600 metri di dislivello, era pieno di questi che vedete qui, ma tanti, non faceva altro che togliermi ragnatele di dosso. Cosa ho dovuto fare? Ho fatto questo. Dovevo camminare così, come schermo. Qui nemmeno vedo dove cammino, Dio mio. Giuro. Adesso dovrei scendere. Vabbè. Niente, mio. Spazzaragni, lo spazzaragni. Oh, lo spazzaragno. Questo è il bosco. Un luogo molto selvaggio. Dunque, questo è un sentiero CAI dell'810A. Come passo adesso? Di là no, perché è proprio... Devo passare sotto. Ma senza rimanere schiacciato però. Devo passare sotto. Ok, sono passato. Vediamo se si può passare. Madonna santa. Detto, mi scelgo uno di quei sentieri. Dio buono! Sarebbero gigantesco, eh? Ok, passiamo sotto anche di qua. Opla. In effetti qui non c'è anima viva, siamo solo io e Matilda. Ecco, un antichissimo ponte fatto con tronchi. Terrà? Non terrà? Ma sì che terrà, per una volta facevano bene le cose, no? Dobbiamo scendere di qua. Dobbiamo scendere di qua, eh? Porca miseria. Queste sono le creste.
A 50 metri non in pendio, 50 metri in verticale. Ok, ci sono delle scalette, scendiamo. Matilda è già là. Tilda! Aspetta, ecco, adesso scendiamo, attraversiamo questo qui, poi proseguiamo di là.